signora, scusi, non sia possibile fare le riprese. Emozionatissimi, mi sento, guarda il cuore, guarda come fa. Casati per questo evento, vi aspettiamo. Adesso passiamo step. Step 2, aereo. Step 1, macchina, lo state vedendo. Step 3, altra macchina. Step 4, a dormire in hotel. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Maestro, assolutamente, se visiona il calendario Danza Italia sul sito internet ci sono tutti i regolamenti e gli appuntamenti che avremo nel 2019 e nel 2020. E 2030! Gli appuntamenti del 2030! Non ho ancora gli appuntamenti del 2030! Ma state pazziando! Siamo in fase di partenza, la Teledanza Festival, siamo arrivati. Siamo spaventati. Siamo un videomaker, uno spaventato e un tranquillo. Tocca il cornicello. Sì. No, sono superstizioso. Ho tanta paura del po'. C'è un po' d'ansia. Sempre mi capita quando dobbiamo fare i viaggi in aereo. Nella fase del decollo sicuramente sarà una cosa. Il video è mediato, io non riesco a capire come faccio. Ah, mi dici tutto bene? Aspetta, te lo dico subito. Penso 85, 89. Sto sudando. È brutto. No, non posso. Andiamo da Anne, questo B&B, poi è anche molto ospitale Marziano, il proprietario del sito. Preparato una bella stanza, molto carino, molto bello. Camille, con quali compagni hai viaggiato? Non ridere! Air France. Come? Air France. Ha messo Air la caramella France. Perché la gola, che no, non riesce a... Margherita Veneta, DOP! La cosa più bella dell'Italia. La cosa più bella dell'Italia. Fate un sorrisone.
Che bello. Insegnanti e danzatori, c'è cioè adesso la spiegazione del concorso, quindi se volete accomodarvi. C'è palco? No, no, giù, per la terza, sì. Quelli già sanno che praticamente dalla direzione generale è uscito che loro fanno solamente la presa vicino ai palco. Questo è il palcoscenico, maestro assegnato qui con una croce al centro, il nostro centro, da qui in poi centro scenico, le luci ci prendono e non mi prendono, quindi è preferibile che voi balliate in questo punto. Queste sono le quinte, c'è la possibilità di muoversi dietro questo drappo, dietro questo fondale, oppure dalle porte che sono dietro dall'altra parte dagli spogliatori. Siamo al Natale Danze Italia Festival, nella quarta edizione di questa storica, tradizionale direi, giornata di danza dove tanti piedini balleranno su quel palcoscenico. Siamo molto contenti di assistere alle loro performance, così come il nostro direttore di giuria, presidente Enrico De Marco, beve caffè, parla con le persone e parla al microfono, tutto insieme. E ho anche chiesto di far spostare una macchina. Fai tutto! Really international! Ma veramente meraviglioso! Di Danza Italia, si chiama Natale Danza Festival. Oggi vedremo tantissime coreografie, dai più piccoli ai più grandi, vedremo la loro arte, e quindi io vi chiedo un ulteriore applauso per farlo sentire a tutte le persone che stanno aspettando. Il presidente Danilo Ravnic. Grazie a tutti. Buonasera, come state? Vedi, ma c'è risposta anche se è presto. Sì, guarda, è una cosa bella, io mi sento a casa quando vengo in Veneto. Vero, eh? Sono persone spettacolari, tra cui ho incontrato anche delle persone che vengono da giù come me, perché noi siamo, lavoriamo a Roma, ma siamo comunque originari di Scafati, Salerno, Pompei, siamo salendo con la Francia, il Belgio. Però ci tengo a precisare una cosa molto importante. Su questo palco si esibiranno i vostri figli, ma soprattutto tanti altri bambini. Quindi, a prescindere dell'applauso che va fatto da un genitore sentito verso il proprio figlio, fatelo a tutti i ragazzi, perché la vittoria loro è già essere su questo palco. È vero. Questa è la cosa importante. È vero, è vero. Danilo Ravnic, oltre ad essere presidente e fautore, comunque organizzatore di tutti gli eventi che Danza Italia sponsorizza e porta in giro per l'Italia, è anche uno dei più importanti influencer del mondo della danza sui social network, è anche opinionista televisivo in trasmissioni come Ti Vanno a Ballare. Presidente di Danza Italia, Danilo Ravnic. Grazie a tutti, grazie. Paliamo anche il presidente della nostra giuria, Enrico De Marco. Anche Enrico. Salve! Allora, vi do il benvenuto, è un piacere per noi avervi qui oggi, siamo felici che abbiate deciso di partecipare a questo concorso, spero che tutte le performance siano di vostro gusto, chiaramente. Una giuria d'eccellenza qui che verrà presentata a breve dal nostro splendido Gabriele. Maestro belga Guy Debout. Michele Oliva. Buongiorno. Abbiamo una meravigliosa ballerina, nonché coreografa francese, che si chiama Camille Perrier. Francesca Del Toro. Anche fare un doppio secondo sì, lo doppio, ma c'è sempre comunque il terzo? C'è sempre anche il terzo? Se... Sì, non c'è me. Allora, le modalità aereo perché danno fastidio all'audio. Va benissimo, adesso ci passo un attimo, io vado a riferire tutto, mi confronto un attimo con la maestra e ti aggiorno. E anche l'arabesca, un po' di movimento, riprova. Cambio
Aereo on the road, step 2, Natale, danza festival. Ci siamo divertiti, tanta bella qualità sul palcoscenico. Oggi è stato un volo da pazzi, faccia da volo da pazzi, vai. Volo da pazzi, ci siamo svegliati in ritardo, c'era la pioggia, abbiamo corso, bum 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 bum, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, sani e salvi qui. Tanta qualità sul palcoscenico, divertimento, allegria, amici. E il presidente di Danza Italia vi vuole dire qualcosa con l'applauso della macchina. Prego, applausi. Grazie a tutti i partecipanti del Natale Danza Festival, è stata un'emozione anche per noi vedere tanti talenti sul palco. E cosa dire, vi aspettiamo al prossimo appuntamento e alla prossima puntata di Danza Italia on the road. Terzo step. Ciao!